video i capelli lunghi lisci. No, oggi è un argomento serio. Video sulla Pasqua, sugli animali. Non mangiate gli animali. Allora, non voglio essere criticata, premessa. Dico quello che penso, spero di non essere insultata. Confrontiamoci. Fatemi sapere cosa ne pensate voi di questo discorso. Non me l'ha richiesto nessuno, ma visto che ci stiamo avvicinando alla Pasqua, non so se questo video arriverà prima di Pasqua o dopo. Quando riesco a caricarlo, vediamo. Spero che vi piaccia anche questo video come tutti gli altri. Grazie per il raggiungimento dei 6.000 iscritti. Bacio a tutti. Un bacio affettuoso, amichevole a tutti. Soprattutto amichevole, più che affettuoso, ok? Comunque, grazie a tutti. Chiusa parentesi. Allora, io non sono vegana, non sono vegetariana, non sono fruttariana, verduriana, niente, ok? Sono una persona che ha sempre mangiato carne, di animali purtroppo, ma poca carne, sia prima che anche adesso. Nel senso che io prima mangiavo hamburger, cordon bleu, spinacina, cotolette di pollo, impanate o anche senza impanatura. Mangiavo i würstel di pollo, di tacchino, di suino. Poi cosa mangiavo? Il cotechino a Capodanno con le lenticchie una volta all'anno, neanche sempre. I teneroni. Hamburger di pollo, credo siano. Di tacchino, non lo so, vabbè. Quello. Poi cosa mangiavo? La salsiccia. Di suino, forse. Pochissime volte compravo la salsiccia. E anche adesso quando vado a fare una spesa non la compro praticamente mai. E non sono mai stata una amante della carne al sangue. Io di carne ne ho sempre mangiata poca. Pochissime volte faccio un ragù comprando la carne in macelleria. Faccio attenzione a leggere gli ingredienti prima di comprare la roba che voglio mangiare, insomma. E che io sono contro alla caccia soprattutto e alla pesca in generale. Quindi non so voi da che parte state, ma io diventerei vegetariana, anche se non lo sono, o vegana, per non mangiare gli animali morti, per non ammazzare gli animali. Non riuscirei, non avrei il coraggio di ammazzare un animale, non ce la farei. Che sangue freddo bisogna avere, che coraggio bisogna avere per ammazzare un animale a sangue freddo con gli occhi così, averlo davanti e sparargli. Come fai? Come fate? A cacciare un animale, un leone, una tigre, una mucca, come fate ad ammazzarla? Non mi dite guarda i video, guarda questo che ammazzano gli animali qui, guarda come si fa. No, perché io non voglio vedere. Quando facevano dei programmi anni fa su come ammazzare un animale, su come si fa, la pelle di pecora, anche i vestiti con la pelle degli animali, le pellicce con gli animali morti. Cioè, io rabbrividisco solo a pensarci, ragazzi. Non mangiate gli animali, se non il pollo e il tacchino, quello va bene. Tra virgolette va bene. O se siete carnivori, non esagerate a mangiare solo carne, perché si può vivere anche senza mangiare carne. I vegani, i vegetariani mica sono morti. Se ce la fanno loro, ce la possiamo fare anche noi. Non dovete ammazzare gli animali, cioè, ma come si fa? Mi dispiace, poveri agnelli, poveri gatti, cani, lepri, conigli, sono tanto belli sti animali, ma cosa vi hanno fatto di male? Vabbè, io non sono carnivora per niente, non mangio la carne al sangue, non mangio la fiorentina, la bistecca, la fiorentina con l'osso attaccato. Mi fa impressione. Sarò strana, sarò una bambina, sarò infantile, ma è così. Non ho mai mangiato tanta carne io, perché non mi va di mangiare tanta carne io. E nessuno mi deve obbligare a mangiare quello che vogliono gli altri, ecco, praticamente. Mangio quello che mi sento di mangiare, punto. E solo a pensare che gli animali tipo il maiale, tipo la lepre, i cinghiali, i conigli vengono ammazzati per farceli mangiare a noi. Anche se volessi comprarli non li compro, se penso a cosa succede prima di arrivare nei supermercati, ecco. No. Pensateci prima di ammazzare un animale, ragazzi, pensateci bene, che è un essere vivente e merita come noi di vivere, lo dice la parola, essere vivente, merita di vivere, e se noi lo ammazziamo come fa a vivere? Mangiate qualcos'altro, se proprio non riuscite a eliminare la carne, diminuite la quantità di carne, non so quanta carne voi mangiate, se magari non ne mangiate tante meglio. Sì, va bene, noi siamo onnivori, la natura, noi siamo stati abituati da madre natura, come dice una mia amica, a mangiare tanta carne da quando eravamo piccoli, gli omogenizzati con tanta carne, purtroppo siamo fatti male. Ma io adesso che ho l'età della ragione, diciamo, mangio poca carne perché non voglio che gli animali vengano ammazzati, poi purtroppo non tutti la pensano come me e quindi male, io li lascerei vivere in pace nella natura, tranquilli, non ammazzare le capre, le mucche, le pecore, le anatre,
ammazzando gli animali, poverini, che non meritano di essere ammazzati. Chiaro, no? Questo è il mio pensiero. Io non sono vegana, né fruttariana, né vegetariana. Di verdura adesso ne mangio tanta, rispetto a anni fa ne mangiavo di meno. Voi da che parte state? Siete qui?